Allora, com'è andata? Le faremo sapere. Grazie mille. Ci mancherebbe. Arrivederci. 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 Avanti. Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Salve. Lei, signor? Nino Tre. Nino Tre, primo il cognome. Tre Nino. Non fa un nome, un destino. Non so se è sicuro. Rarissimo. Scusi, che va facendo con la ciappetta sull'orecchio? Ah, sì, questa è una ciappetta che serve per ricordarmi che oggi c'avevo l'esame. Simpatico, simpatico. Grazie. Dunque, lei è qui? Per l'esame. Da manovratore? Per le ferrovie. Te lo sa? Le faremo... Qualche domanda. Per saggiare... Il suo grado? Di preparazione. Ma ha avuto un mal di capo. Allora, prima... Domanda. Arrivano... Due treni. Sullo stesso binario. Beh, lei che fa? Che faccio io? Che faccio? Oh. Allora io attivo subito lo scambio automatico per uno dei due treni. Ma purtroppo la corrente è interrotta. Interrotta la corrente, allora io che faccio? Vado sui binari, prendo la giusta calma e aziono lo scambio manuale in questo caso. E se no che sta a fare lo scambio manuale? Però può succedere che lo scambio manuale è interrotto, rotto, spaccato. La fortuna ci vuole, eh? Oh. Allora a quel punto torno al casello e faccio una telefonata al casello successivo. Però succede spesso che la linea telefonica è guasta. Che fa? Io c'ho la bicicletta sempre pronta in sede. Vado, mi ingroppo la bicicletta e vado ad avvisare al casello successivo. Però molto spesso succede che la bicicletta guasta, magari è forata. E che fa? Che fa? Pure la bicicletta. Ove. Si risolve. Corro giù in paese e avviso mio zio Ugo. Eh sì. Scusi. Per forza. Che c'entra suo zio Ugo? Che c'è mio zio Ugo? Mio zio Ugo, lei deve sapere, voi dovete sapere entrambi, che mio zio Ugo, fin da piccolo, voleva assistere a un incidente ferroviario. E ce ne approfittiamo con tutte queste coincidenze. Già fracassato.